Dunque, gli anni erano dal 1940, quel periodo lì, 40-42, quel periodo lì. Mio suocero viveva qui in questa cascina, praticamente passava le sue giornate qua, aveva anche molte pecore, capre, così. Un giorno andando a cercarne una, che si era smarrita e non la trovava, ha scoperto così per caso che si era rifugiata qua in questo buco qua che vediamo, e da allora l'ha chiamato il buco della sabbia, perché qui c'era un po' di sabbia, così l'hanno chiamato buco così. Quel poco che mi ricordo è stato verso il 1959, quando alcuni geologi di Val Madrera avevano chiesto appunto dove si trovava questo buco della sabbia.
e si sono rivolti qui a mio suocero, li ha accompagnati qui e hanno iniziato a fare dei sopralluoghi, degli scavi, così. Forse era usata anche per delle sepolture, perché nei resti che hanno trovato, diciamo così, che poi sono andati a sezionare, a guardare così, hanno trovato che forse qui seppellivano. E so che avevano trovato anche delle monete, monetine di rame, resti di bivacco, diciamo così, avevano trovato un po' di cose. Ossa d'animali, sì, qualche punta di freccia, ma era roba molto antica. Io quasi tutte le domeniche, se non sono in giro anche il sabato, vengo su perché tengo pulito i prati, poi veniamo su anche con la famiglia così. E capita molto spesso che arriva della gente, anche da lontano, che magari sbagliando il sentiero giù in basso, si trovano lì alienati e dicono: ma scusi, dov'è il buco della sabbia? Allora mi prendo la pila e mi prendo la briga di accompagnarli qua. E io ho detto sì, tanto sono in pensione e li accompagno, li faccio vedere, perché dentro è molto molto interessante da vedere, eh. Siamo nella cripta della Santa, uno degli elementi più importanti della storia di Civate. Prende il suo nome da una località precisa, la Vallis Mater Agraria Romana, la valle dedicata alla Dea dell'Agricoltura. La Dea dell'Agricoltura era Cerere, la Sancta Mater, e questo nome è rimasto nei secoli e ancora perdura nel tempo. L'edificio sacro nasce sulle sponde dell'emissario del lago d'Annone, il torrente Toscio, che si trova proprio alle nostre spalle, che purtroppo oggi è stato completamente cementificato e ricoperto per il passaggio della superstrada e quindi è praticamente quasi scomparso. Si trovava una sorgente che sgorgava proprio qui di fronte a noi, e questa sorgente permetteva di celebrare un rito particolarissimo arrivato dall'Oriente nell'ultimo periodo dell'impero, e questo rito era il rito del Tauro Boglio o del Crio Boglio, cioè il lavacro col sangue del toro o il sangue del montone, che era un rito di rigenerazione e che poi prevedeva un lavaggio ulteriore nell'acqua di una sorgente. Un rito che diventa rito cristiano attraverso il battesimo. Tanto è vero che nella formula stessa del battesimo noi ritroviamo Tauro Boglio, Auto Crio Boglio in Cristo Renatus, utilizzando le stesse terminologie e le stesse formule che, venendo dall'Oriente, erano passate nel culto romano e si erano diffuse soprattutto nelle zone limitrofe dell'impero in questo ultimo periodo dell'impero romano.
La trasformazione in sito di culto cristiano avviene soltanto successivamente, nel periodo bizantino. I bizantini arrivano su questo territorio dopo la caduta dell'impero romano, che avviene nel 476, e il periodo della dominazione dei Goti. I bizantini portano due santi, innanzitutto San Mamete, che è un santo tipicamente orientale. Il suo nome San Mamete, o nell'abbreviazione San Mama, deriva naturalmente dal nome orientale Mohammed o Maometto, italianizzato. Questo santo sostituiva la dea Cibele, che era diciamo la stessa divinità che rappresentava Cere, la divinità dell'agricoltura. E questo resterà fino al momento dell'arrivo dei Longobardi, che ritrasformeranno e ridedicheranno a santi di loro gradimento, che sono San Nazaro e San Celso, legati alla chiesa ambrosiana, l'attuale chiesa. Al di sotto di queste colonne abbastanza massicce ed enormi, noi possiamo vedere che la costituzione a sostegno della colonna è un monolite di arenaria che è stato tagliato a crudo a filo, cosiddetta pietra di Molera. Questo utilizzo dei monoliti in arenaria per la costituzione delle colonne, che è dissimile a quelle che noi vediamo sia in San Calogero sia in San Pietro al Monte, è dovuto all'opera dei Romani. Questa, diciamo, è la strettoia più rappresentativa che c'è nel nostro paese, con queste case medioevali comunicanti una con l'altra. E qui la vita era molto comunitaria. La gente, soprattutto durante la bella stagione, usciva col piatto del pasto e si mangiava tutti assieme, e si raccontavano i fatti del paese. E anche l'usanza era, per esempio, ecco, mi è venuto in mente adesso, l'usanza era, per esempio, se una famiglia faceva la polenta e l'altra famiglia faceva la minestra, si scambiavano anche, tu oggi mi dai l'altro, si scambiavano i cibi, chi aveva fatto la minestra dava magari un piatto di minestra a chi aveva fatto la polenta. E fino a, diciamo, all'ultimo conflitto mondiale c'erano tre panifici che facevano il pane, pur appunto che la popolazione si mangiava più polenta, però anche i dolci tradizionali si facevano nelle case, soprattutto i cavigion, che sono tipo una focaccia lunga, tipo così, che veniva impastata appunto con farina di grano tenero, e di solito mettevano anche un lanice e una spennellata d'uovo, e poi un altro pane dolce detto grimoulin. Oppure nelle case si faceva una frittella, che qualcuno ancora oggi la fa, che è detta nel dialetto civatese la ciada, che veniva fatta con sempre farina, acqua, chi poteva un uovo, zucchero naturalmente, e durante la stagione dell'uva Clinto, detta yuga americana, veniva arricchita con questa uva, oppure anche con mele. Va a vedere.
la chiesa dei Santi Vito e Modesto e Crescenza risale come oratorio dal 1280 circa. Era un piccolo oratorio curato da alcune confraternite, quindi questa parrocchia nasce nel rapporto stretto con il monastero benedettino che era qui a valle, con il rapporto stretto anche con la Basilica di San Pietro al Monte. Il legame tra la parrocchia di San Vito Modesto e il monastero benedettino è dato non solo dal rapporto tra istituzioni, ma è dato anche dalla custodia di alcune realtà estremamente importanti. La prima fra tutte, attualmente in restauro ma che tra poco ci verrà riconsegnata in tutto il suo splendore, la statua dell'Addolorata, una pietà che era custodita presso una cappella laterale del monastero benedettino a Valle, qui in San Calocero, e che appunto è stata custodita e conservata in parrocchia dalla soppressione del monastero fino ad oggi. Poi altri legami particolari sono per esempio quelli del rapporto con la liturgia, proprio con la specificità del rito romano che vive all'interno di questa comunità, pur essendo in un territorio ambrosiano nella giurisdizione della diocesi di Milano. Eccoci nella casa del pellegrino, che è stato oggetto di intervento di restauro e ristrutturazione da circa una decina d'anni. Qui c'era la sede degli Alpini. Proprio loro, casualmente, un giorno che si trovavano qui per il loro lavoro, insomma, si accorgono che una parte di questa tinteggiatura si sta scrostando e si accorgono che al di sotto ci sono dei dipinti, dei colori particolari. Sono due camere che probabilmente sono state volute da coloro che erano i proprietari. La famiglia De Magis è una famiglia importantissima, proprietaria di molti luoghi, da Malgrate a Oggiono, ma soprattutto era la famiglia così preposta a fare da consulente al monastero di San Pietro al Monte. Essere consulente del monastero significava avere una responsabilità molto grande. Inoltre la famiglia De Magis si doveva occupare anche dell'accoglienza dei pellegrini che salivano poi al monastero. Tutto questo ciclo di affreschi è stato eseguito, è stato voluto per commemorare e ricordare un evento che ha caratterizzato la famiglia Maggi. E questo evento potrebbe essere un matrimonio. Infatti, in questa sala dove ci troviamo, ritroviamo alcune scene che sono sì di caccia ma anche di corteggiamento. Partiamo proprio dall'ingresso, dove troviamo questo cacciatore che suona il corno con sulle spalle la lancia, ma ha già delle prede, perché vedete sono appesi due volpi, probabilmente lo notiamo dalla coda. Ai piedi del cacciatore ritroviamo gli animali, prima di tutti il cane. Continuando abbiamo un cervo molto bello e il ghepardo. Qui era raffigurato per un motivo, perché il ghepardo è simbolo di nobiltà.
di nuovo con questa posizione particolare per una bestia feroce, quindi accoccolato a lato di una dama questa volta, quindi incontriamo la prima scena di corteggiamento. Notiamo subito una particolarità, che le manca il volto. Perché? Perché qui all'inizio del secolo c'erano dei contadini e questa era addirittura la loro camera da letto. Chiaramente non sapevano di avere tutti questi affreschi, insomma. Purtroppo quando si è trattato di posizionare una presa elettrica l'hanno posizionata proprio sul volto della dama. Comunque possiamo notare la magnifica acconciatura che ha questa dama, vedete come molto articolata. Ha in mano un melograno e qui incontriamo un primo simbolo legato al matrimonio, perché il melograno è un simbolo di prosperità. Nell'altra mano ha in mano un giglio, simbolo di purezza. Davanti a lei incontriamo il cavaliere, il suo corteggiatore, anche lui ha in mano dei simboli legati alla fecondità, alla prosperità, tant'è che sono mele e pere cotogne. Ma continuiamo con gli affreschi, ritroviamo il nostro ghepardo, che ormai sappiamo che è un simbolo di nobiltà, ancora accoccolato di fianco a una dama, e questa volta la possiamo ammirare in tutto il suo splendore, in tutta la sua ricchezza. Infatti vedete che è riccamente vestita, si accinge a una fontana di pietra. Sull'altro lato della fontana doveva esserci il corteggiatore, cioè il cavaliere. C'è rimasto però il falco, che doveva essere appoggiato alla mano del cavaliere. Continuando ancora con la scena di caccia, incontriamo nuovamente un cane che aggredisce un cinghiale. E qui iniziamo a trovare un primo riferimento al monastero di San Pietro al Monte, e in particolare alla leggenda della fondazione di San Pietro al Monte, che narra appunto di Adelchi, figlio di Re Desiderio, che era a caccia di cinghiali. Un sasso. Porca miseria. Estia. E dire che è tutta colpa dell'Alessandro Manzoni. Io sono venuto qua, in un momento di compassione per gli italiani, a faticare come hanno faticato loro, poveretti tutti al liceo, quando hanno studiato l'Adelchi. Allora, siccome la Delchi è alla radice di tutta questa storia, o almeno al mito di questa storia, ho detto devo sudarci su un po' anch'io. E la Delchi, che è l'ultimo dei Longobardi, il più sfortunato, quello che alla fine viene stravolto dalla storia, da quella Carolingia che sta nascendo, la Delchi pare che sia venuto da queste parti, abbia sparato, rincorso un cinghiale, abbia sparato una freccia in una chiesina, è rimasto cieco. Dopodiché è arrivato l'abate, si presume che ci fosse l'abate, e gli ha detto: se qua mi prometti di fare un super edificio, ti restituisco la vista. A questo fatto della promessa fatta per ritrovare la vista a uno che si occupa di arti visive come me è fondamentale. Tra l'altro, in quel periodo, nello stesso periodo, e questa comuna tutta la mitomania, mitologia, geografia dell'Europa del VII, VIII e IX secolo, nello stesso periodo la mia santa protettrice d'origine, Santa Odile, in Alsazia, anche lei ha perso la vista, l'ha ritrovata grazie all'abate. Allora, quello era il periodo in cui si stava cominciando a vedere, cioè si riacquistava le viste. E in questo riacquisto di viste devo dire che
San Pietro sopra Civate è un monumento formidabile. Io ho già fatto una conferenza su San Pietro, quindi guardando le immagini non avevo mai affrontato la fatica. Devo dire che la fatica è seria, non c'è dubbio. E mi chiedo come facesse il povero Adelchi a rincorrere un cinghiale in salita, onestamente. San Calocero è un po' come se fosse una piccola enciclopedia della storia di Civate. Abbiamo anche qui un esempio di stratificazione che nel tempo ha dato poi dei cambiamenti molto grandi a ciò che si vede. Fino a qualche anno fa avevamo in prima vista soltanto la parte barocca di questa cripta, quella che riguardava il periodo di presenza degli Olivetani come monaci. Gli Olivetani sono una famiglia collaterale dei Benedettini. A quell'epoca, 1500-1600, si vedevano soltanto gli affreschi maschili e femminili, alla mia destra e sinistra, che sono ancora abbastanza ben conservati. Però con i lavori che sono stati fatti di restauro abbiamo portato alla luce diversi elementi che ricordano questa stratigrafia, mentre sul presbiterio c'erano dei begli affreschi antichi. Quello che ci rimane purtroppo integro è soltanto San Pietro qui alla mia destra, mentre invece alle mie spalle rimangono pochi frammenti e alcune sinopie, cioè dei disegni preparatori di affreschi. Queste sinopie riportano i quattro evangelisti, ma le riportano in un modo particolare e ben specifico. Il tetramorfo, cioè questo modo di riportare i quattro evangelisti, ha il corpo umano e la testa d'animale, l'aquila, il leone, il bue e poi l'uomo, il quarto. Questo tipo di raffigurazione viene dal nord Europa e questo sarebbe molto ben collegato al legame che hanno avuto i primi benedettini arrivati qui, che arrivavano da Pfaffer nella Svizzera tedesca. Alla chiusura del monastero nel 1798 ad opera della Repubblica Cisalpina è stato svenduto a privati questo complesso e i proprietari successivi sono stati poi tre, hanno utilizzato questa chiesa come deposito per chi lavorava ai campi, per cui qui di fronte a me nella parte finale del presbiterio è stato aperto un portone per riporre qui materiali per il lavoro dei campi, oppure anche sono stati allevati degli animali, abbiamo trovato degli segni di scomparti, non so, per le galline, i conigli, questo tipo di lavoro. Qua sono stati trovati veramente tante cose, ma sono soltanto dei piccoli frammenti, chiaramente, che abbiamo potuto trovare solo nei punti di rottura, non siamo andati a togliere ciò che era ancora bello e integro, e quindi qui è come se ci fossero proprio dei piccoli segni del passato. Siamo nella parte superiore del chiostro di San Calocero. Abbiamo la possibilità di fare questo giro nella parte superiore del chiostro grazie agli Olivetani che nella parte finale del 1500 hanno realizzato questa camminata al primo piano. Come tutte le altre parti di San Calocero, di questo complesso, qui ci sono diverse stratificazioni. Comprendiamo che cioè vedendo adesso come è conformato non ci rendiamo conto di come poteva essere in passato. Innanzitutto inizialmente era soltanto al piano terra il colonnato e con ogni probabilità il lato sud, quello che c'è attualmente, era sostituito da un altro colonnato più a sud ancora, nella parte esterna, che dava vista lago, probabilmente una forma rettangolare con un lato che si poteva beare delle bellezze anche naturali del paese. Questo è un po' il passaggio, da qui si può anche ammirare San Pietro al Monte, proprio da questo angolo, ed è questo il punto di collegamento anche visivo di tutta questa realtà, di questo complesso.
ho l'impressione d'essere in un palazzo di Bisanzio, proprio quei palazzi di Bisanzio che l'impero nel X secolo tentava di copiare e di ripetere per legittimare il suo potere. E anche se guardo gli stucchi mi danno questa stessa sensazione. Sono di altissimo livello. Raccontano tutto l'immaginario non ancora medievale, ma ancora sostanzialmente bizantino. E anche i dipinti, la parte decorata a fresco, rientra in quel mondo lì, in quel linguaggio, anche se un po' più rozza. Quando la qualità è così alta, pone delle domande sempre particolari. Perché questa qualità così alta qui in mezzo alle montagne sopra Lecco? È come se San Pietro a Civate fosse un casello autostradale di allora fra Aquisgrana e Milano, fra l'impero e la penisola, e soprattutto da Lotario in poi un pezzo centrale dell'anima di quell'Europa centrale, che non è quella che si chiama Mitteleuropa oggi, che è quella più o meno a est, la vecchia Europa centrale di Lotario, che andava dalle terre del Reno attraverso le Alpi fino nel cuore della Toscana antica verso Roma. Questa evocazione dei decori la ritrovo poi nel ciborio, il quale, avendo lo stesso gusto di lavoro degli stucchi, non può essere molto distante d'epoca dalle stucchi che ho visto prima. Sono le stesse persone che hanno fatto l'uno e l'altro, ma la citazione è completamente diversa, perché mentre quella mi cita la volontà dell'impero, questa del ciborio mi cita la necessità per l'impero di avere un dialogo molto convinto con il mondo monastico. Questo ciborio riprende quello di Sant'Ambrogio e riprende quello di Sant'Ambrogio nella dialettica di Sant'Ambrogio, della parte monastica e la parte vescovile della città di Milano. E si entravano anche queste due parti in contraddizione, infatti c'erano le due torri davanti a Sant'Ambrogio, quella che rappresentava il vescovado, quello che aveva i monastici, ma questa contraddizione veniva tutta risolta all'interno della basilica. E questo interno della basilica ha come sua centralità assoluta il ciborio. Ripetere qui lo stesso ciborio concettualmente e decorarlo in un modo linguistico corrispondente al resto dell'edificio vuol dire che questo era il punto di incontro reale fra la realtà dell'impero da un lato e il mondo monastico dall'altro.
cripta. Noi siamo abituati a pensare che le cripte siano anteriori alle chiese superiori, anche se non è sempre così, perché la cripta di Assisi è successiva alla famosa Basilica Superiore. Qui la cripta ha una particolarità estremamente interessante. Ha gli stessi stucchi che ho trovato sopra e ha alcune delle faccine che hanno esattamente lo stesso modo di farsi dipingere la bocca che ho trovato sotto il ciborio e che ho trovato nell'ingresso. Quindi qui il dato è molto interessante. La cripta è contemporanea al resto della costruzione. Ma dobbiamo immaginarci questa cripta in un decoro di un lusso infinito, probabilmente integralmente affrescata. Ma per essere così lussuosi bisogna essere molto vicini al potere. E il potere poteva immaginare questo punto di connessione fra nord e sud solo in un periodo molto preciso della sua storia, il periodo in cui Lotario ebbe almeno l'idea che lui sarebbe stato l'imperatore, prima che nell'accordo di Strasburgo i due suoi fratelli si mettessero d'accordo per farlo fesso. L'imperatore decide di avere un monastero in grado di proteggerlo, quindi nascosto fra i monti e vicinissimo alla strada di collegamento fra nord e sud. Questa è la genesi di San Pietro. E se questa è la genesi, bisognerebbe immaginare che questa meraviglia è quasi tutta del cuore del IX secolo. Come tale, una realtà storico-artistica e una realtà di culto assolutamente fuori dall'ordinario. La storia della testina ritrovata è una storia che richiede una certa premessa, secondo me, perché nel 2004 era il 7 di marzo e io ero parroco di Civate da un po' di anni e in quel giorno, domenica, mia madre all'ospedale di Lecco è morta. E quindi è stato un momento molto tragico. Dopo un po' di giorni, esattamente il 25 di marzo, un giorno bello, importante, il giorno che di solito era dedicato anche alla festa del perdono, perché è il giorno in cui Dio si riconcilia con l'umanità e l'umanità si riconcilia con Dio. Io ero fuori per visitare degli ammalati, rientro in casa e mi dicono: guardi che è stata qui una signora che voleva parlare con lei, ma ci ha lasciato una scatola, una scatoletta, e ha detto che era per lei.
apro la scatoletta e vedo che c'è dentro una pagina di un libro vecchio degli anni 50-60 in cui era descritta la cripta di San Pietro al Monte. Apro e mi ritrovo questa testina con la mano qui così sul volto, un pezzetto di testa, e dentro c'era scritto a mano su questa pagina di libro: deve essere di San Pietro, che è sparita, è stata trafugata, rubata, sparita, e intorno agli anni 40, in occasione di restauri, a un certo punto, ecco, non c'era più. Telefono a Don Vincenzo per sapere. Ah, sì, sì, dice, sicuramente. È la testa di uno dei discepoli di Gesù che piangono per la morte della madre di Gesù. E allora io ho collegato il tutto, ho detto, mia mamma, andando in paradiso, ha rimesso a posto una cosa e mi voleva mandare un messaggio dicendo non piangere, perché ecco, come Maria, anch'io sono qui con il Signore e quindi non devi piangere.